una colorata e ironica invasione dello spazio. Sono queste le prime parole che vengono in mente per fornire una prima descrizione, necessariamente sommaria ma dotata di immediata efficacia, delle opere della giovane artista sudafricana Jo Makhandal. E la descrizione deve essere necessariamente sommaria e basata su una percezione immediata, poiché i quattro lavori qui presentati sfuggono, come spesso avviene entro il variegato linguaggio dell'arte contemporanea, da ogni consolidata definizione. Né definibili come sculture, in quanto slegate dalle idee di staticità e di relativa eternità da sempre collegate a questa forma d'arte, né pienamente rispondenti alle caratteristiche dell'installazione, esse risultano agglomerati di materiali differenti che, in un certo senso, rappresentano varianti aggiornate ed esotiche dell'ormai istituzionale stratagemma artistico del ready-made, che dalla sua prima duchampiana comparsa è stato declinato nel corso dei decenni in apparizioni e significati differenti. Suonerà pur banale, ma la fantasiosa combinazione di stoffe colorate, rubinetti, palloncini e tanti altri materiali, originariamente poveri ma arricchiti da esuberanti coperture cromatiche, rivelano fin dalla prima occhiata la giovane età, l'identità femminile e la provenienza dell'artista da una cultura differente da quella europea occidentale, sfatando quindi, come già emerso in altri numerosi casi, l'idea di un'ipotetica globalizzazione livellante delle ricerche artistiche attuali. All'interno di tale immediata riconoscibilità di un identikit dell'artista, stupisce infine la capacità di Jo Makhandal, nata a Johannesburg nel 1987, di adeguarsi da un lato a determinati canoni estetici del mercato artistico attuale, ma dall'altro di saper comunque affermare una propria cifra stilistica, una sorta di colorata vena espressiva che percorre in maniera inequivocabile le opere in questione, la propria cifra stilistica.